Quest'anno raggiungiamo a cifra tonda la 30ª edizione di questa fiera regionale del tartufo nero estivo, tartufo d'estate, detto anche più volgarmente scorzone, volgarmente però in maniera inappropriata perché è un tartufo che forse è meno conosciuto del bianco, ma che è capace, quasi come il bianco, di insomma sprigionare sensazioni in cucina veramente importanti. 30ª edizione in collaborazione con il Fano Jazz, come ormai alcuni anni a questa parte, quindi gli stand del tartufo, la Proloco con i prodotti tipici, piatti tipici al tartufo nero e il concerto alle ore 21. In questa cornice magnifica che è il Furlo, a cui oggi noi vogliamo rendere omaggio appunto con questa manifestazione che solo negli ultimi anni è tornata al Furlo, che il Furlo sta vivendo un momento particolare perché c'è l'interruzione della strada, però continuiamo a lavorarci, a investirci, insomma, perché deve essere conosciuto, perché vale la pena viverlo anche quando il tempo non è eccellente come oggi. La stagione estiva al Furlo e la Colagna comunque è ancora lunga, questo è uno sicuramente degli eventi più importanti, ma ce ne sono tanti altri, tante altre manifestazioni. D'estate soprattutto ci spostiamo qua al Furlo, per cui invito anche a vedere il sito del comune con tutte le iniziative, ma soprattutto ecco che possa essere l'occasione per gustare i menu promozionali che tutti i ristoranti di Acqualagna fanno in abbinamento al tartufo.